insieme Dipartimento Economia e Dipartimento Europa, di cui sono responsabile, organizza questo incontro per capire meglio quello che è il prossimo, quello che sarà il prossimo settennato, quelli che saranno gli obiettivi principali del PowerFest, che è un progetto abbastanza importante per una regione piccola come l'Umbria. Forse diciamo che è molto importante, Maurizio. Con gli unici soldi, ci siamo messi benissimo. E adesso lascerò la parola a Maurizio, così dirà qualcosa su questo. Prima di lasciarvi la parola, dico due cose sull'Europa e sul Dipartimento, sul lavoro che stiamo facendo e su quella che è la situazione, lo scenario europeo. Intanto, come Dipartimento, stiamo organizzando diverse attività, tra queste c'è quella del giornalino che molti avranno visto e avranno anche letto, è una novità per il Partito Democratico perché non esisteva, è finanziato in proprio, adesso uscirà il prossimo numero, manca ancora qualche articolo ma ci siamo. Sull'Europa diciamo che questo è un momento importante, appena terminato il semestre europeo, noi ci aspettavamo diciamo molti risultati da questo semestre. Come avrete visto, abbiamo avuto un po' di luce e un po' di ombre. Luci, possiamo considerare luci quello che il segretario, che il Presidente del Consiglio definisce l'accentuazione della tematica relativa alla crescita piuttosto che a quella dell'austerity. Ombre perché progetti concreti, obiettivi che erano stati dichiarati come il Made in e quindi la protezione dei prodotti Made in Italy, che a noi sta molto molto a cuore, non è stato portato a termine, o almeno per il momento non è un obiettivo raggiunto. Questo continua a penalizzare un po' le nostre aziende, perché come sapete nel mercato concorrenziale subiamo degli svantaggi rispetto a delle produzioni camuffate Made in Italy. Nei prossimi incontri abbiamo intenzione come Dipartimento di organizzare di trovare dei temi più specifici sempre relativi ai finanziamenti europei, perché crediamo che sia una sensibilità che interessa le imprese come i comuni e che in questo momento ce ne sia veramente bisogno, e quindi coinvolgere altri dirigenti delle istituzioni, in particolare della regione, farvi venire e confrontarci come Partito Democratico. Credo che questo sia un ruolo che è stato poco giocato negli ultimi anni, ma che è importantissimo, perché noi dobbiamo capire di che cosa parliamo, dobbiamo studiare quelli che sono i bandi, i progetti, per cercare di indirizzare e creare una politica che noi vogliamo, una politica che troppo spesso viene definita burocratica, troppo europea nel senso di stantia, e questo non va bene. Lascio la parola subito a Maurizio, così può darci qualche input sul PowerFest o comunque fare una breve presentazione. Grazie Luca. Queste sono le iniziative che poi danno più frutti nella realtà. Perché? Perché parliamo di fondi disponibili, che saranno disponibili, gli unici fondi che saranno disponibili per lo sviluppo, per quanto mi compete, sia sul versante pubblico che sul versante privato. Per cui noi dobbiamo essere molto 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 attenti alla destinazione e alla spesa, non ultimo ai risultati, perché chiaramente su questa filiera dobbiamo posizionarci bene e con attenzione. Per cui quando parliamo di fondi comunitari parliamo di sopravvivenza, di sostentamento. Adesso esagero un po', però, per dire che questi sono gli unici fondi disponibili per destinare alla crescita e allo sviluppo. Dico due cose solamente. La prima è che come Dipartimento Economia noi stiamo producendo uno sforzo legato
a capire, a creare una visione dell'Umbria nei prossimi 10 anni. Cioè, in poche parole, qual è l'obiettivo che si pone l'Umbria nei prossimi 10 anni? Cioè, sempre dal punto di vista economico, perché il mio è il Dipartimento dell'Economia, sia ben chiaro. Quindi vorremmo capire, cioè ci siamo impegnati a capire su che cosa baseremo lo sviluppo. Baseremo sul terziario, sul produttivo, e se sul produttivo quali produzioni, e così via. Devo dire che il documento è pronto, anche se è un documento in itinere, in progress, costantemente in progress. Perché? Perché si arricchisce di giorno in giorno dei contributi di tutti. Per cui chiunque abbia qualcosa da dire al riguardo lo può tranquillamente dire, non solo dire, ma anche scrivere e inviarcelo. Questo documento sarà presentato ufficialmente molto presto, adesso dipenderà dalla segreteria regionale il calendario che vuol fare, però mi preme sottolineare questi due aspetti. Il primo è che soprattutto questo documento è una visione dell'Umbria, e l'ultimo capitolo di questo documento è rappresentato da quello che io chiamo la cassetta degli attrezzi, che cosa bisogna fare poi per essere coerenti con la visione che abbiamo individuato. Su questo, in fatto di coerenza, dobbiamo richiamare anche la destinazione dei fondi, perché noi vorremmo creare una filiera virtuosa, nel senso, se condividiamo questa visione, se condividiamo queste cose da fare, i fondi non è che possono essere destinati a cose diverse da quelle che rispetto della visione e delle cose da fare per realizzare quello che ci siamo pensati. Quindi un auspicio, un'attenzione e anche una pressione, perché la dobbiamo fare una pressione, Luca, sull'utilizzo di questi fondi rivolti a raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati con un piano, con questa visione. Quindi questo è il primo aspetto che è importantissimo, per noi è importantissimo, perché se vogliamo realizzare quelle cose, una volta che le abbiamo condivise, se le vogliamo realizzare dobbiamo finalizzare tutte le risorse, quindi comprese